Ciao, affrontiamo oggi un altro testo importante di Jacopone da Todi che è Donna di Paradiso, un testo piuttosto particolare perché nella produzione di questo grande poeta umbro noi abbiamo due grandi categorie di laudi, no? Una l'abbiamo vista nell'analizzare O Signor per cortesia, una lauda in cui il poeta esprime quello che ha in testa, tra virgolette lo sto semplificando un po', e invece quest'altro tipo, quest'altra tipologia di lauda. Si tratta appunto di una lauda drammatica, cioè è un dialogo polifonico a più voci fra i personaggi che assistono, e in qualche modo partecipando anche Gesù è protagonista, della crocifissione. No, queste immagini di Giotto che appartengono ovviamente alla nostra storia dell'arte, ma anche del nostro immaginario, della nostra cultura. Non stiamo qui facendo una lezione di religione, ma certamente di cultura generale. Beh, ecco, queste immagini rendono abbastanza chiaro quello che è il momento, ecco, anche se siamo piuttosto digiuni da nozioni religiose, queste immagini ci possono far capire di cosa stiamo parlando, perché appunto si tratta del momento in cui viene rapito e crocifisso Cristo. Per cui a parlare, noi troviamo il Figlio di Dio, Gesù, sua madre Maria e altri personaggi, no? Che poi vedremo, la folla, addirittura la folla degli ebrei, infuriata, perché ha presentato appunto un bestemmiatore davanti al tribunale pagano, al tribunale degli odiati romani. E poi troviamo appunto il narratore, qualche critico ritiene possa identificarsi con San Giovanni, non lo credo personalmente possibile, però è un'ipotesi non trascurabile. Il dramma ovviamente è visto dagli occhi di Maria, da cui il titolo Donna del Paradiso evidentemente è Maria, che ovviamente piange e si dispera. Noi assisteremo proprio a quello che viene definito il corrotto, come lei stessa lo definisce a un certo momento, lo vedremo più tardi. Ovviamente tutto questo serve per coinvolgere molto il lettore, il fedele, no? Ecco, sarà capitato anche chi, penso soprattutto chi ha esperienza di vacanze di Pasqua passate nel paesino della nonna, che appunto sarà un'esperienza comune aver visto delle processioni, no? In cui in una maniera a volte eccessiva, a volte che può dare anche un po' di fastidio alla nostra sensibilità, forse razionalista, però ecco, si cerca di ricreare, no, il passaggio della Via Crucis, il passaggio di Cristo con la croce sulle spalle che va verso la sua morte. Si cerca di ricrearlo perché oggi come oggi forse è diventato più uno spettacolo, ma non è vero neanche che non ci sia dietro invece una manifestazione di fede. Nel senso che queste nel Medioevo, certamente, quando non c'era la possibilità di leggere da soli il Vangelo e quindi la morte di Cristo, quando si assisteva ad una messa in una lingua che veniva celebrata in una lingua che quasi più nessuno capiva, ecco, tutto questo rendeva in qualche modo lontano il fedele dall'evento, no, salvifico per eccellenza, cioè la morte e poi la risurrezione di Cristo. Questa lauda drammatica, appunto, non faceva altro che teatralizzare, possiamo supporre che fosse quasi predisposta per una recitazione orale, non saprei, ma mi suona molto come un testo teatrale, no? Che venga raffigurato, che venga rappresentato, che venga semplicemente letto in pubblico per il fedele analfabeta che invece vuole essere in qualche modo partecipe di questo evento che ha cambiato la storia. Si può essere credenti o meno, ma insomma, noi siamo nell'anno 2021 dopo Cristo e alcuni eventi importanti della storia dell'uomo sono avvenuti prima di Cristo, insomma, qualche cosa ha significato nella storia dell'umanità. E allora capiamo che questo pathos di cui sentiamo innervata questa poesia, beh, certamente serve per coinvolgere il lettore, magari portarlo ad un pentimento vero, portarlo ad una unione più profonda con il proprio creatore, eccetera. Passiamo però alla struttura della poesia, che segue ovviamente quella che è la sequenza dei fatti narrati dal Vangelo.
È interessante perché ovviamente troviamo la cattura di Cristo, il processo presso Pilato, la crocifissione e infine la morte. Come vedrai però, anche da questo semplice così, elenco di numeri, mancano dei versi all'appello, cioè le parti di, diciamo così, raccordo fra un evento e l'altro, beh, sono inventate ovviamente dal poeta. Per cui c'è di base il racconto evangelico su cui si imposta invece l'invenzione, la contestualizzazione, la vita di fede, la preghiera di Jacopone stesso, perché no, certamente direi di sì. E allora passiamo alla lettura, prima parte, diciamo, la cattura di Cristo. Io qua ti ho lasciato, visto il contesto poi che trovi antologizzato in quasi tutte le in quasi tutti i manuali di letteratura, e, lo trovi su internet, ho messo semplicemente sul lato sinistro il testo, sul lato destro la parafrasi, e leggeremo tendenzialmente alcuni brani da parafrasi. È piuttosto lunga, quindi andremo per una lettura un po' veloce, un po' sintetica. Mi piace mettere in rilievo subito questo fedele. Nel testo originario non c'è l'attribuzione delle singole frasi ai singoli protagonisti di questa polifonia. Ti consiglio di farlo sul libro, metterci un iniziale, una F, oppure appunto un narratore che sta raccontando la vicenda, e poi mettere vicino, vedremo verso 8, una M per Maria, e così poi altre, per capire bene chi sta parlando e chi sta dicendo cosa. Ecco, fedele, diciamo appunto, questo è il fedele anonimo, il narratore che si rivolge direttamente alla Madonna, chiamandola con un appellativo importante: Donna di paradiso, no? Donna del cielo, tuo figliolo è preso, Cristo è preso, è catturato, Cristo beato, e l'hanno appunto catturato, ci ricorderemo. La cattura avviene nell'orto degli ulivi, tradizionalmente ce la ricordiamo il giovedì santo, poi bisogna ricostruire storicamente quando, se è vero il mercoledì, il giovedì, quello che sia, ma insomma non è questo il luogo per queste disquisizioni importanti, ma di altro genere. Accorri donna, no? E vedi che la gente lo colpisce, credo che lo stiano uccidendo, tanto lo hanno flagellato. E Maria rimane ovviamente colpita, no? Come potrebbe essere che abbiano catturato Cristo, che è la mia speranza, visto che non ha compiuto nessun peccato? No? Effettivamente Cristo ha passato i 3 anni della vita pubblica facendo del bene agli altri. Certo, ogni tanto ha predicato contro i farisei, contro gli scribi, contro quelli che in qualche modo profanavano il tempio del proprio padre, ha parlato contro gli ipocriti, ha parlato in maniera forte, ma non è mai mancato da parte sua un atto d'amore, un gesto d'affetto per l'amico morto e per tanti problemi che in qualche modo si è trovato a risolvere con i fatti e con le parole. Quindi giustamente Maria è meravigliata, ma come mai? Qual è il reato che ha commesso? Che in realtà appunto il narratore si ferma per raccontarci quello che è veramente successo. È stato tradito, Giuda l'ha venduto, avendone in cambio 30 denari. Maria parla e chiede l'aiuto di una sua amica, ci ricorderemo anche qua, citerò spesso il film e ti invito alla visione di questo film di Mel Gibson, di The Passion, che parla appunto delle ultime ore di Cristo, un film molto forte, molto crudo, se sei sensibile a immagini un po' forti di sangue non te lo consiglio, però si vede che è fatto molto 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 bene, molto accurato dal punto di vista diciamo così documentaristico, ma c'è anche un pensiero forte dietro, te lo consiglio veramente, un film veramente di grande livello cinematografico, oltre che poi appunto a riportare dei fatti che in questo momento ci sarebbe utile avere più presenti. Maddalena, infatti ci ricordiamo, Monica Bellucci interpreta la Maddalena ed è vicino alla figura della madre. Ecco, mi è arrivato addosso, mio figlio è stato portato via come era stato annunciato, e su queste profezie poi torneremo, le profezie di Simeone e Anna, di quando il bambino Gesù era piccolo ed era stato presentato al Tempio. Va bene, e ancora parliamo della, appunto, succure donna, no? Aiutalo, no? Perché sputano, lo stanno distruggendo, lo stanno consegnando a Pilato, ed è appunto questo un processo farsa, la seconda parte, che si svolge davanti all'autorità romana, che ovviamente era vista malissimo dagli ebrei.
E questo fa capire anche un po' la malizia di questi uomini che in quel momento stavano governando il Sinedrio, che evidentemente pur di togliersi dalle scatole Cristo, beh, addirittura si tappano il naso e si rivolgono all'odiato governatore della Palestina, Pilato. Pilato, non far torturare mio figlio. Maria in qualche modo parla, si rivolge anche a Pilato, non c'è stato nessun contatto, almeno non abbiamo traccia nei Vangeli, no? La folla ormai è stata aizzata dal Sinedrio, dai capi del Sinedrio, per poter chiedere un qualcosa che nel diritto non esisteva minimamente, tant'è vero che Pilato fa un processo sommario a Gesù e lo reputa innocente, no? Vista però l'insistenza della folla, il pericolo di una sommossa che poteva partire da un momento all'altro, beh, allora decide di lavarsene le mani, con questo evidentemente anche dichiarando la propria colpevolezza in qualche modo, la propria di Pilato, colpevolezza. Crocefige, crocefige, qui l'ho messo in corsivo perché sono parole latine riprese appunto dal Vangelo. Crocefiggilo, no? Crocefiggilo, un uomo che si proclama re, dice la folla degli ebrei, appunto la folla che interviene come personaggio in più, ne abbiamo visti per adesso soltanto due, il fedele Maria, adesso aggiungiamo la folla. La folla, appunto prezzolata dai capi del Sinedrio, chiede al governatore romano la morte di Cristo, no? E con lui la morte anche di due ladroni, ci ricorderemo. E allora comincia questa anafora dal punto di vista letterale, ma questa ripetizione insistente che tutto sommato è molto molto comprensibile in una madre che vede morire ingiustamente e in una maniera pessima, forse nella peggiore pena che il diritto romano poteva prevedere, che era quella degli schiavi, no? Gli schiavi fuggiti, gli schiavi ribelli. Ecco, questa è destinata a suo figlio, figlio che è un amoroso giglio, no? Un figlio che ha fatto tutto bene, un figlio dagli occhi che hanno dato gioia da sempre, in tutta la sua vita. Ecco, fedele, Madonna, ecco la croce che è portata dalla folla, quindi si passa alla fase esecutiva della condanna, la crocifissione di Cristo, no? È portata ove Cristo, la vera luce, dovrà essere sollevato. Croce, che farai? La Madonna prima si rivolgeva ipoteticamente a Pilato, adesso si rivolge ipoteticamente alla croce. Cosa farai? Prenderai mio figlio? E di cosa lo accuserai, visto che non ha commesso alcun peccato? È reiterata questa protesta di Maria della innocenza vera, per resto, di Gesù. Soccorrilo, no? Quindi evidentemente il supplizio va avanti e viene descritto in maniera anche piuttosto, possiamo dire, enfatica, certamente, ma anche piuttosto in maniera molto cruda, no? Come è crudo il dialetto che viene utilizzato, che è molto semplice, molto per nulla elevato, ecco. E infatti va un po' nel dettaglio, viene spogliato, viene denudato, ci ricordiamo Gesù, viene denudato, viene flagellato, viene ricoperto di una toga di porpora, no? Un pezzo di uno straccio rosso che poi viene messo sulle ferite, viene ristrappato via quando poi viene ricrocifisso, insomma. Una scena veramente che da straziare il cuore di qualsiasi persona, figurarsi di una madre. Ecco, su questo insisto e poi vedremo perché. La madre vede appunto come viene crocifisso, come ci sono appunto nei versi 64, 75, tutte le varie fasi della crocifissione, no? Viene confitto il chiodo viene confitto nei polsi di Cristo, insomma, tutta una situazione molto complicata, complicata nel senso che erano dei veri artisti della tortura, i romani, su questo non erano secondi forse a nessuno, forse, ma ecco, su questo una madre vede in questo modo torturare e poi morire il proprio figlio. Capiamo allora questo appunto l'inizio del corrotto, dicevamo all'inizio. Il lamento funebre, perché in qualche caso diventa proprio un genere a sé stante, era prassi comune quando moriva qualcuno, ma diventa appunto proprio un genere letterario, possiamo dire così, autonomo, no? Notiamo questa anafora insistita: figlio Romeo deporto, figlio Chimeta morto, figlio Meo dilicato, no? È una madre che piange e urla il nome del proprio figlio. E qua assistiamo ad una cosa molto importante, arriviamo al cuore, al nucleo del messaggio che vorrei lasciarti oggi, cioè l'ottica della Madonna e l'ottica di Gesù. È
È evidente che siamo davanti a un momento drammatico per entrambi, è un momento di dolore, un momento di grande coinvolgimento emotivo, un evento in cui la disperazione può fare capolino, no, nell'orizzonte esistenziale dell'uno e dell'altro. Ma, ecco, notiamo una profonda differenza, perché la madre, davanti a questo spettacolo orrido, di vedere il proprio figlio torturato e poi morire in maniera ignominiosa, un figlio che aveva fatto del bene e al quale ovviamente lei era affezionata, risponde in questo modo: avrebbero fatto meglio a strapparmi il cuore, visto che è posto anch'esso in croce e sta lì straziato. Cioè la Madonna chiede di essere uccisa, e 97 dice: voglio teco morire, voglio morire con te. Non voglio andarmene finché mi esce ancora voce, quindi voglio morire in questo momento sotto la croce. Attenzione, perché Jacopone poi a Jacopone viene attribuito anche lo Stabat Mater, e Stabat è un verbo forte in latino, perché stava in piedi Maria, in piedi, segno di una forza, e poi vedremo l'origine di questa forza. E questa è l'ottica di Maria, un'ottica di disperazione totale, cioè non si intravede nessuna positività nella prospettiva futura, niente, c'è soltanto la morte del figlio e con ciò la morte di se stessa, almeno auspicata. Ma attenzione, il figlio risponde in una maniera diversa, come è giusto che sia. Il figlio sa che questa morte ha un valore redentivo, cioè salvifico per tutti gli uomini. È venuto per morire in questo modo e, risuscitando, pulire i peccati di tutti gli uomini, passati, presenti e futuri, dell'umanità. E allora l'ottica non è, non può essere del tutto negativa, anzi non lo è per niente negativa. Il figlio sta soffrendo pene indicibili, fisiche e morali, l'abbandono dei suoi, per esempio, no? I discepoli sono scomparsi tutti, c'è Giovanni sotto la croce, nessun altro, e anche questo sicuramente avrà pesato sul cuore di Cristo, ma Cristo non perde mai la dimensione redentiva, salvifica, soterica della sua morte ignominiosa, cioè guarda al futuro con amore, per il bene dell'umanità che questa morte porterà con sé. E allora: mamma, dove sei venuta? Mi infliggi una ferita mortale, poiché il tuo pianto, che vedo così angosciato, mi uccide. Giustamente quasi si ribella, c'è quasi un litigio, sto un po' enfatizzando anch'io, insomma c'è quasi un litigio fra il figlio e la madre. Ma come, mamma, tu che mi dovresti sostenere in questa prova, perché sai, perché già te l'ho detto, già te l'ho detto tante volte, quello a ciò a cui servirà la mia morte, che fa? Adesso ti metti a piangere, adesso ti disperi e mi rendi questo momento ancora più doloroso e faticoso. Maria: figlio, io ne ho ben ragione, figlio, padre e marito, qua teologicamente è corretto, figlio, chi ti ha ferito, figlio, chi ti ha spogliato, Cristo, mamma, perché ti lamenti? Ecco, notiamo che Cristo riporta, no, Maria in un'ottica soprannaturale di salvezza. Cerca di riportarla, in vano, perché appunto nei versi successivi Maria continua a insistere su questa morte che vorrebbe per sé. Voglio che tu rimanga qui, che assisti i miei compagni che ho acquistato nel mondo. E infatti troviamo i discepoli, 11 ormai rimasti, Giuda si uccide, e proprio riuniti attorno a Maria, no? Nel giorno della Pentecoste, se li troveremo nel Cenacolo, riuniti attorno alla madre del loro Signore. Ecco, questa è la funzione che avrà Maria, ma Maria non ne vuole sapere, vuole essere quasi uccisa, vuole morire insieme al figlio, e non c'è niente. Allora, perché mi fermo su questo? Perché allora sì che diventa coerente con quanto abbiamo studiato di Jacopone. Perché? Perché è una donna che rimane ad un livello che è troppo umano. È una donna che quasi dimentica di essere appunto la beata fra tutte le donne. Dimentica di essere la madre di Dio, che teologicamente è una situazione molto, è una espressione molto complicata da capire, ma che capiamo. Madre di Dio, la madre di Dio non può disperarsi in questo modo. È una madre umana, molto umana, che davanti ad un figlio che muore si dispera e basta. Ecco, cioè quello stesso, dopo lo vedremo in fase conclusiva, quella stessa dimensione che troviamo in altre poesie di
Jacopone la troviamo in questa che ci descrive un fatto che, pur nel dolore generale, è un fatto positivo. Felix culpa, dice la liturgia del Venerdì Santo, no? Felice colpa questa di aver ucciso il figlio di Dio perché ci ha regalato la salvezza eterna. Ecco, continua il lamento, no? Di Maria che invoca un'unica sepoltura per il figlio e per la madre. Soffriamo insieme, moriamo insieme. Qua c'è Cristo che affida, no, sua madre al discepolo Giovanni, questo è un brano evangelico che conosciamo, Giovanni che in qualche modo è figura di ogni uomo, l'interpretazione figurale dei testi biblici è interessante, dietro Giovanni c'è ciascuno di noi, e in fondo Cristo lo fa anche per un fatto umano, perché questo ragazzo, stavo per dire ragazzino, ma insomma, certamente non era un uomo maturo come Pietro, Giovanni potesse confortare la madre in questo momento, ma anche negli anni a seguire. Anche questo pare non percepirlo, no? La poesia di Jacopone. Figlio, l'anima ti è uscita, quindi l'ultima parte evidentemente è legata alla morte di Cristo e qua comincia appunto quello che è proprio il lamento funebre perché Cristo ormai è morto, non può più parlare con lui e la madre non può far altro che disperarsi e piangere questo disastro che è avvenuto per il figlio ma anche per lei. Per cui figlio bianco, l'anafora qui è ripetuta, insistita, eccetera, eccetera, perché ovviamente è il figlio che è al centro di tutto, no? Ma ancora una volta i versi finali ci ripropongono questo, no? Che la madre muoia insieme al figlio, afferrati dalla stessa morte, trovandosi abbracciati madre e figlio, entrambi crocefissi. Non c'è alcuna speranza per il futuro, non c'è alcuna redenzione, dimentica. Se fosse mai possibile una cosa del genere, la madre dimentica che questo gesto del figlio voluto, perché figurarsi, Gesù avrebbe potuto staccarsi dalla croce quando e come voleva, no? Aveva dimostrato di avere dei poteri miracolosi che avrebbero potuto liberarlo quando voleva, ma invece vuole per amore, questo supplizio per amore degli uomini. Maria si dimentica tutto questo e allora non può far altro che piangere, piangere e piangere. Allora, chiudiamo. Jacopone ci presenta quindi una madre addolorata, l'abbiamo detto, che è normale, io non stiamo dicendo questo, che Maria, sapendo che questo era per il bene, allora doveva stare serena. Serena non poteva stare, è evidente. Però resta una madre terrena, e solo terrena, che dimentica appunto quella che è invece la dimensione redentiva di questo gesto di Cristo. Che lei evidentemente conosceva. Ancora una volta ti rimando a questo film di Mel Gibson perché c'è un incontro molto bello fra il figlio che porta la croce per le strade di Gerusalemme e la madre che riesce ad avvicinarlo per un momento e il figlio, potevano dirsi tante cose, invece il regista inventando, fa dire al figlio, vedi madre come faccio nuove tutte le cose. Qui un messaggio di speranza, di positività per il futuro che nel film viene reso bene perché la madre è sì disperata, ma mantiene una sua dignità, mantiene una sua dimensione soprannaturale. Nel testo di Jacopone questo manca completamente. Perché si lega alla poesia che abbiamo analizzato, O Signor per cortesia? Beh, per quest'ultimo dato, cioè che c'è una concezione da parte di Jacopone di una vita senza perdono divino. Non c'è niente, non c'è un poi positivo, non c'è un al di là, nel senso semplice del termine, positivo per l'uomo. No? Anche il sacrificio di Cristo alla fin fine sembra inutile, una cattiveria perpetrata tanto tempo fa che si perde nel tempo. E questo evidentemente non è così secondo il Vangelo, non è così secondo la dottrina cattolica, è così secondo il mondo un po'. La visione del mondo, possiamo dire un po' distorta, che Jacopone ha, no? E che abbiamo visto appunto operativa anche nell'altra poesia. Alla prossima.